Presidente, sulle ultime note di questa grande festa si è conclusa, si sta concludendo la prima edizione del Natale con la Fondazione Ospedalette, la vediamo raggiante. Sì, hai detto bene, è la prima, perché io mi auguro che ce ne siano in futuro tantissime altre. È veramente una festa corale. Ho visto la città vicino alla Fondazione e ho visto tanti sorrisi, ho visto tanta solidarietà e questo è un successo. È un successo per noi, ma mi sento di dire è un successo anche per avere pensato a un'iniziativa che tutto sommato ha unito la città e questa è una cosa molto bella. Noi siamo orgogliosi di questo risultato, sia per noi, per la Fondazione, per il nostro ospedale infantile, ma anche per aver motivato la città a, come dire, a dare l'avvio a un Natale 2021 che ci auguriamo ricco di cose positive per tutti. Ecco, avviciniamoci alle desk della Fondazione Ospedalette, perché durante questa festa ci sono state tantissime donazioni da parte di tante persone che hanno contribuito, perché c'è da dire che la festa di oggi aveva un grande obiettivo, che era quella di raccogliere fondi per un importante progetto per l'ospedale infantile di Alessandria, e lei ha una grande notizia anche riguardo a questo. Sì, è così, nella giornata di oggi si è un po' conclusa, io dico una prima parte perché mi auguro che le donazioni c'è un grande frastuono, perché la festa continua intorno a me. C'è stato un picco, diciamo, un momento di picco delle donazioni che potranno continuare, lo voglio dire, perché gli abiti continuano a essere in distribuzione fino alla fine del mese, anzi fino al 20 dicembre. Il percorso è iniziato il 15 di novembre e attraverso una rete solidale di negozi, di farmacie che avevano in distribuzione i nostri abiti di Babbo Natale. Da allora abbiamo incominciato a raccogliere i fondi, e i fondi che abbiamo raccolto sono tanti e devo dire c'è stato un contributo importantissimo, anche se vogliamo esterno a questa iniziativa, che è quello di una ditta alessandrina della società Metlac di Bosco Marengo, e grazie anche al suo contributo posso affermare che noi abbiamo raggiunto la cifra di 50.000 euro che ci permetterà di acquistare questo monitor così importante per la terapia intensiva infantile. Annuncio anche che l'eccedenza rispetto alla cifra obiettivo, perché sicuramente la supereremo, sarà immediatamente versata a favore del prossimo progetto, che è relativo all'acquisto di un monitor di ultima generazione, sempre per, si chiama di quarta generazione in maniera tecnica, sempre per l'ospedale infantile. Quindi con questa iniziativa non solo abbiamo chiuso il primo progetto del 2022, ma ne abbiamo già avviato un altro sempre per il 2022. Voglio ricordare a tutti che gli obiettivi di quest'anno della nostra fondazione sono ambiziosi, perché dovremo raccogliere circa 500.000 euro per acquistare tantissime cose per il nostro ospedale infantile, però devo dire che siamo partiti non bene, benissimo, e anche con questo sorriso e con questa capacità anche nostra, me lo lasci dire, di coinvolgere la cittadinanza di Alessandria. Questo mi ha fatto piacere e fa anche molto onore ad Alessandria e ai suoi cittadini. Bene, grazie al Presidente della Fondazione Ospedalette Bruno Lulani, complimenti per la grande giornata di festa. Una giornata, abbiamo visto, nel corso di 4 ore che si sono susseguite, noi abbiamo fatto un mashup di 2 ore. Tantissimi artisti, abbiamo avuto momenti di grande solidarietà, abbiamo avuto l'intera giunta di Alessandria che ha voluto partecipare, noi eravamo presenti proprio per regalarvi queste 2 ore e quindi questo mashup, appunto, un collage dei migliori momenti di questa giornata di festa, la prima con il Natale della Fondazione Ospedalette. Bene, ringraziando ovviamente anche tutti quelli che hanno partecipato a questa giornata, vi salutiamo da Piazza Marconi e ovviamente un buon Natale anticipato anche a tutti voi, cari telespettatori,
che avete seguito questa trasmissione. Arrivederci. So excuse me for forgetting, but these things I do.